A me tocca raccontare dall'inizio. Allora, Alice nasce nel 2004, più o meno. In realtà nasce il 21 marzo, nel solstizio di primavera del 2007, a Milano. Quando queste due ragazze si indebitano per 700.000 euro e tutti ci davano delle pazze, perché era l'inizio della grande crisi, quella che ancora non sentivano tutti, ma iniziava a essere un po' palpabile. Noi non volevamo arrivare chiaramente dove siamo arrivate oggi, ma quello che volevamo fare era una cucina che ci piacesse, cioè, perché a volte basta fare anche un semplice piatto di pasta al pomodoro, ma bisogna avere gli ingredienti importanti, che sono la pasta e il pomodoro, però sono tre ingredienti. Se non hai questi tre ingredienti non riesci a fare praticamente nulla. Ci siamo incontrate e il nostro incontro nasce perché io volevo fare ristorazione, ma volevo capire come funzionava un ristorante dall'interno. E come si fa a capire come funziona un ristorante dall'interno? Partendo dalla base, quindi dalla cucina. E cercavo qualcuno che mi insegnasse. Un mio amico mi presenta Viviana e da lì inizia questa collaborazione. Il giorno di San Valentino Viviana ha un problema in sala e io dico: non ti preoccupare, vado io in sala, mangio io, 150 persone, ho mai fatto un servizio di sala in vita mia. E da lì inizia questa storia, io in sala e Viviana in cucina. Siamo partite, poi a un certo punto dovevamo capire se risistemare il vecchio locale che lei aveva a casa Pusterlengo, fuori Milano, provincia di Lodi, con la nebbia, sullo stradone principale, eccetera, eccetera. Andiamo a fare una vacanza insieme, torniamo e l'unica cosa che a me piaceva di quel ristorante era un dehors, perché d'estate mi divertivo a piantare la maggiorana, la menta, eccetera, eccetera. Quel dehors è crollato, perché c'era stata tanta neve, è crollato e gli ho detto a Viviana: oh, questo è il segno del destino che noi dobbiamo andare a Milano. Andiamo a Milano e troviamo Alice, perché il nome è venuto dopo, ma era già Alice. E appunto il 21 marzo del 2007, il solstizio di primavera, nasce Alice Ristorante. Siamo partiti in 5, 3 in cucina e 2 in sala, con 1000 avventure, una delle quali ve la racconto perché io ogni volta che ci penso mi fa tenerezza. Mi ricordo che una sera avevamo il ristorante strapieno, quindi perdonatemi il termine che si usa spesso, merda, più completa, e Viviana si ustiona completamente una mano con la patata bollente. Chi lavora in cucina, chi cucina, sa quanto è bollente una patata. E gli vengono praticamente tutta una serie di placche su tutto il palmo della mano. E lei quella sera lavora con una mano sola. Fine servizio, la porta in ospedale e gli fanno addirittura la morfina per sopperire a questo dolore. Quindi questo per me è stato il più grande atto di coraggio che questa donna, che oggi è mia socia da 12 anni, abbia avuto, perché lavorare con una mano filo chiunque. Quindi nasce questo ristorante, andiamo avanti, il ristorante continua, inizia a lavorare, iniziano ad arrivare le prime recensioni sul giornale. Dopo circa un mese un giornalista scrisse su un giornale: segnatevi questi nomi, Viviana Varese e Sandra Ciciliello, saranno famose. Non scrisse niente nel nome del ristorante, della via, nulla. Scrisse soltanto questo piccolo profiletto su un giornale e gli abbiamo detto: vabbè, ma un po' di pubblicità ce la potevo fare. No, niente, non scrisse nulla. Da lì, nel 2011, la famiglia, perché poi un ristorante diventa una famiglia, perché ci si alza presto al mattino, ci si passa insieme ai ragazzi con cui vivi la giornata, più di 12, 13, 14 ore al giorno di lavoro, e quindi quella diventa la tua casa, la tua famiglia. Fino nel 2011
arriva la prima stella Michelin e per noi è gioia. Per noi è gioia perché tutto quello che sono stati i nostri sacrifici hanno portato a un risultato finale, che era quello non di ricevere la stella Michelin, ma, torno a ripetere, di fare una buona cucina. Quindi, dopo la stella Michelin, veniamo chiamate a fare un congresso di cucina che è Identità Golose e portiamo il nostro primo video. Ho fatto il primo libro sempre nel 2011. Nel 2014 abbiamo fatto un libro insieme a tutti i nostri ragazzi. Abbiamo voluto coinvolgere la squadra. Perché? Perché io e Viviana sosteniamo che la forza di un gruppo di lavoro, che sia un ristorante, che sia un negozio, che sia un'azienda, che sia qualsiasi cosa, non può essere nulla se non hai un gruppo che lavora e pensa come te. Quindi nel secondo libro abbiamo dato spazio anche ai nostri ragazzi di fare delle ricette all'interno di questo libro e l'abbiamo chiamato Alice e i nati per soffriggere. Persino Loredana, che si occupa, lavora insieme a noi e si occupa di tutto quello che è il nostro ufficio stampa, ha fatto il suo piatto, perché comunque Loredana per noi non cucina, è vero, ma fa un sacco di cose che io e Viviana non potremmo fare. Quindi il gruppo per noi è importante e nella lezione che abbiamo portato invece quest'anno, 2015, sempre Identità Golose, non abbiamo voluto parlare tanto di noi, ma abbiamo voluto parlare di quello che è il gruppo, perché, torno a ripetere, sono ripetitiva, è il gruppo che vince, è la squadra che vince, non sono gli individui. Quindi noi siamo una grande squadra, io lo dico sempre, non mi stancherò mai di dirlo. Quindi adesso se volevamo fare questo programma sul fatto che due donne hanno un ristorante, perché la cucina tendenzialmente è maschile, no? Gli chef ultimamente sono sempre più uomini, anche in sala c'è il maître, non c'è la maître. E noi abbiamo detto sì, ma un patto, che facciamo trasparire quello che è la cucina. Cioè, noi non volevamo, chi ha visto il nostro programma e l'ha visto bene e ha colto dei passaggi, ha capito che cosa volevamo far venire fuori. Cioè, noi volevamo far venire fuori quello che è il lavoro di un ristorante, i sacrifici che si fanno in un ristorante. Ci sono dei giorni in cui voi non ve ne siete accorti, ma cioè voi non lo sapete, chi ha visto la trasmissione, ma io e Viviana eravamo impegnate anche fuori a 360 gradi, perché Viviana si occupava noi ci occupiamo anche di tutta la ristorazione di Italy Smeraldo, facciamo le basi di cucina di Italy Smeraldo. Io mi occupo di tutto il pesce che confluisce a Italy Smeraldo. Quindi avevamo due situazioni più quella della TV attaccata alle spalle. Quindi quando è partita la televisione, cioè quando è partita questa cosa, noi le abbiamo detto sì, basta che venga fuori quello che è la ristorazione vera, e quello è, credo che in parte sia venuto fuori.